Anche oggi le abbiamo provate, ma non dico tutte. La mattina quando ci si sveglia, si prepara il caffè, si mette la sveglia alle 5 per andare a pescare, in realtà non si sa mai cosa ci riserverà quella giornata. E quindi ci si reca sullo spot preferito sperando che la giornata possa essere il più proficua possibile. Oggi vi racconto un'alba infuocata. Seguite tutto il video perché buongiorno amici, credo che meriti veramente. Assenza praticamente di vento, almeno qui, poi vediamo al molo o dove potremo infilarci tra un pescatore e un altro e ci facciamo un'oretta pre-works. Arrivo sullo spot praticamente un secondo prima del tipo che una delle albe precedenti non mi aveva consentito di pescare perché aveva occupato con quattro canne tutta la punta del molo e in più aveva riservato un posto anche per i suoi amici, quindi non mi aveva reso accessibile lo spot dove di solito pesco. Questa volta io sono arrivato veramente un secondo prima di lui e già lì avrei dovuto capire che l'alba mi stava riservando qualcosa che era diverso dal solito. Ci siamo guardati e lui è andato avanti, forse ha capito che sto giro so io che occupo il posto. Il mare è più mostro di quello che credessi. Proprio io lo facevo completamente calmo e invece è molto mossarello. C'è un bolognese e fa caldo, 16 gradi, si sta proprio bene. Allora, purtroppo mi dice il signore qui che sta pescando che è appena andato via un delfino. Quindi vi lascio immaginare che tipo di casino possa aver fatto. Vabbè, noi comunque ci proviamo. Il mare non era propriamente da needle, ma nonostante questo io ho montato il needle perché avevo deciso di andare a serra e ho iniziato a pescare con questi, anche se c'erano delle onde che a volte non lo facevano lavorare molto bene. Non so se è stata una cacciata o un'onda. Provo a mettere la gomma perché non vedendo risultati con il needle inizio a dire ma questo mare non è da serra, mi sembra più da spigola. Montiamo una bella gomma e proviamo a insidiare la spigola. Nello short che ho pubblicato quella mattina infatti definisco il mare spigoloso. Amico surf walker, ma voglio fare un giro a gomma per vedere se
c'è una reginella che rimane poi fondamentalmente sempre il target numero uno. In realtà la gomma la rimuovo quasi subito perché c'era bassa marea e un grande rischio di incaglio. Monto il needle e voilà, guardate cosa cazzo. Eccolo, iniziamo così, sì. Questo è grosso, eh? Capito? Mo vedete, ma che è. Sembra più un serra da. Da come mena. Porca troia! Ecco qua ragazzi che cavolo c'è rimasto, le scaglie. Non sapremo nemmeno se era un serra o una spigola, ma direi molto più serra. Credo questa che non saprò scaglia. Mai quale pesce ho agganciato. Molti dicono che sia stato un serra, molti amici Dura. Dicono invece che potrebbe essere una spigola perché non si è vista saltare, veniva via. Me l'avevo proprio piegata. Io so solo che tirava tantissimo. Se ecco al limite qua. Tramite le scaglie riuscite a capire di che pesce si tratta, ho piegato l'ancoretta. Fatemelo sapere nei commenti. Oh, io volevo far vedere i diami, me ne ha aperti due. Due ami aperti. Decathlon. Anche questa è esperienza, ragazzi. Erroneamente nel video dico che l'artificiale è del Decathlon, ma non è vero, l'artificiale è della Anthouse e l'ho preso da AliExpress a 5 euro. Sono artificiali buonissimi, si lanciano benissimo, ma le ancorette, adesso lo so, vanno cambiate. Preda lo sconforto. Scusate, devo dire proprio sconforto, la parola giusta. Rifaccio la montatura, cambio artificiale e continuo a pescare, ma sinceramente lo sentirete anche dalla voce, non ero esattamente dell'umore ideale, la giornata era diventata nera, forse per questo metto il needle di Alex Bay color nero. Purtroppo il risparmio fatto l'abbiamo pagato. Ragazzi, è così, così va la vita. Però l'attrezzatura è importante. Dopo ti capita il pesce della vita. Nonostante fossi preso dallo sconforto, però non mi perdo d'animo e continuo a pescare cambiando artificiali, perché il mare comunque era molto bello e all'improvviso ripetiamo qui. La spigola. Porca. Aspetta, aspetta. La faccio fuori. Oddio, non vedo. Aspetta. Aspetta. No, 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 ferma.
Wow, cazzo! No, piano guadino! Vai dietro, vai! Cazzo! Ragazzi, bella! Mi come mangiato, bega! Madonna! Grazie Ricca! Ragazzi! Sei contento? Beh! Tu che ti sei prima, poteva essere più grossa di mannaggia, me. Vabbè, accontentemi! Cioè. E questo è lo scappato! Guarda che bella, ragazzi! Dai, slama, ritira, sbrigati! Che chi non sta mai da solo? Piena pinza io, se non ti sbucio! Questo va anche là, meglio là! Di più! Oh, ma tirava, bello, porca miseria! Tirava per essere una spigola! Un po' come sagnettito tutto, ma tutto su un mocco, combattiva, ragazzi. Tu tetto le ancoretta mangiato? Eh sì. Che oh, ma quell'altra ne ha storte due di angorette, mica una. Deve essere una bella spigola grossa pure. Non l'ha nasi vista però. Bisogna vedere. Cosa era di bello? Che cosa di grossa era? Mi fate una foto? O vi do. Come funziona? Basta che clicchi. Perfetto. Ottimo, grazie. Mughele 2, mughele 3 fa. Sì. Ancora tu dici come no? Ma mo ti che lavora pure... Beh, sono soddisfatto, ma ricompensato, perché sennò stavo un po' depresso stamattina. Ragazzi, ho voluto immediatamente montare il video per poterlo pubblicare il prima possibile, perché ritengo che la spigola che ho preso non sia solo la mia spigola, ma sia anche la vostra spigola. Diciamo la prima nostra spigola del 2024, finalmente abbiamo scappottato. Avrei tanti altri video da montare e da farvi vedere, ma ho voluto dare la precedenza a questo proprio perché voi mi avete incitato ad andare avanti e a sopportare tutti i cappotti che ho preso in questo lungo periodo. La pesca alla fine ci insegna che nonostante i cappotti, nonostante le giornate nere, nonostante i tentativi andati a male, poi un giorno c'è sempre un'alba indimenticabile che ci aspetta.